Deutsch e il finale della sonata numero 32 in si minore di Haydn.
Anche quest'anno 2.500 ragazzi provenienti da tutta Italia hanno invaso e inebriato a suon di musica Caltanissetta. 35 commissari provenienti da tutta Europa hanno valutato in maniera egregia tutti i ragazzi e avevo il piacere di fare un grossissimo applauso per i commissari di musica al museo. Ringrazio personalmente per essere qui stasera il maestro Cacciatore, il maestro Garito, il maestro Quartarone, il maestro Caroli, il maestro Galea, il maestro Vacca, il maestro Sferrazza, il maestro Cutrera, il maestro Anzalone e il maestro Rizzo. Grazie. Altra importante novità di quest'anno è stata l'istituzione del Comitato d'Onore, presieduto dal professor Emilio Giammusso e composto dall'assessore alla cultura, professoressa Marina Castiglione, dal presidente della Proloco, Giuseppe D'Antona, e dal provveditore agli studi, dottor Filippo Ciancio. Grazie. Il piacere e l'onore di invitare l'assessore alla cultura del comune di Caltanissetta, professoressa Marina Castiglione, e il presidente del comitato d'onore, professore Emilio Giammusso, per un saluto. Grazie. Buonasera a tutti quanti, grazie per essere qui, lo dico anche alle scolaresche che sono rimaste per questa serata di gala, che è la serata conclusiva, che vede realizzare finalmente tutti quanti gli sforzi organizzativi che la macchina di musica al museo mette in moto in realtà molti mesi prima dall'inizio della manifestazione. Quando si chiuse Musica al Museo lo scorso anno già si era nella prospettiva di organizzare il nuovo Musica al Museo, perché aprire i bandi, trovare diciamo anche importanti collaborazioni dal punto di vista dei commissari è un'impresa importante che richiede molto tempo, molte relazioni, molta energia. Ecco, ce l'ha e ce ne stiamo accorgendo ancora di più. Tra l'altro quest'anno le idee sono state tante e alcune anche nuove e inedite, come quella del video, per cui noi vediamo crescere questa manifestazione, crescere nel numero delle presenze, ma crescere anche in qualità e crescere anche nella considerazione e nel credito che viene dato non soltanto da noi, perché sarebbe, come dire, autoreferenziale. Si fa a Caltanissetta una manifestazione, questa manifestazione è proposta da un giovane di Caltanissetta e l'amministrazione comunale la sostiene e dopodiché tutto il resto è in famiglia. Invece questa manifestazione è proprio un caso di apertura e di riconoscibilità anche all'esterno, che in quest'anno credo sia veramente ancora maggiore, ma insomma credo che a breve se ne parlerà e si vedranno i frutti, non voglio anticipare nulla. Per cui ringrazio Mirko, ringrazio tutti quanti, ringrazio i maestri, le scolaresche e anche le famiglie che stanno dietro a questi giovani talenti che si incamminano nel mondo della musica aggiungendo alla loro formazione un elemento che non gli potrà togliere mai più nessuno, che è l'elemento dell'arte. A scuola si studia la musica, però laddove ci sono le scuole sperimentali che fanno dei percorsi specifici su un'arte importante, tra l'altro per noi in Italia, come la musica, sono veramente delle scuole di eccellenza che vanno sostenute in tutti i modi e che in questi spazi, in questi momenti, trovano anche, come dire, la piena realizzazione dei loro sforzi, perché sono ragazzi questi che spesso vanno il tempo prolungato, che ritornano a scuola e dopodiché devono fare anche i compiti per l'indomani, quindi c'è un sacrificio importante, ma questo sacrificio realmente, ragazzi, nessuno ve lo toglierà più, perché diventerà invece un tassello importante della vostra formazione e anche della vostra sensibilità, che al di là poi del fatto che voi continuiate o meno in questo percorso artistico, nessuno veramente vi potrà più togliere e avrete qualcosa in più rispetto agli altri. Grazie Mirko per fare emergere tutti questi talenti, questi sforzi e queste energie. Allora io devo
veramente ringraziare l'organizzazione, e quando l'organizzazione è eccellente, ecco, coadiuvare l'organizzazione diventa una cosa abbastanza facile, voglio dire, comprensibilmente capace in qualche modo di fare qualcosa che gli altri hanno in qualche modo ideato. Però c'è stata questa novità, che è quella di questo sesto anno cominciare a costruire una identità evolutiva, cercare in qualche modo di comprendere dove volesse arrivare questo concorso nazionale Musica Museo, e abbiamo cercato di costruire questa identità che in qualche modo avesse la caratteristica di unicità ed eccellenza, per esempio cominciando a vedere altre identità, l'altrui identità, ed ecco che nasce l'idea del gemellaggio con il concorso internazionale, quello più importante di Scandici, dove noi siamo andati a guardare, a vedere, a trovare, a creare questo dialogo, questo costante capace di interessare soggetti, studenti, giovani provenienti da ogni parte d'Italia. Ma per creare una identità personale, seppur di gruppo, forse bisogna anche guardare un'altra identità, che è l'identità sociale, che questa si trova nel territorio. E abbiamo cercato di comprendere, ma qual è questa identità nostra, del nostro territorio importante? Allora abbiamo immaginato che la Real Maestranza, che è la sede delle arti e dei mestieri tipicamente del nostro territorio, che c'è da 500 anni, quindi diciamo ha una storia indiscutibilmente vasta e interessante, potesse generare questo momento anche di onore con il concorso, facendo proprio un concerto proprio al Consorzio Universitario, che fosse un po' un ponte tra il mestiere evidentemente dei musicisti, che abbiamo visto qui all'opera, e speriamo che tutti quanti possano avere la stessa capacità, la stessa passione del maestro Aragna, con l'altra parte del mestiere, che invece è il mestiere che in qualche modo ci rappresenta in Italia. Ecco, queste due identità si fondano nella cosa più importante della musica, che si chiama armonia. L'armonia è lo studio della sovrapposizione dei suoni che, combinati tra di loro, generano bellezza. Io credo che oggi il fatto anche, ho fatto una passeggiata, ho trovato tutti questi giovani che erano in giro per quattro giorni, sono stati i nostri ospiti, il colore dei loro occhi, il colore dei loro sorrisi, penso che sia l'elemento fondante di questo concorso, che tra poco finirà, immaginiamo che il settimo concorso, degli obiettivi forse irrazionali, che sono quelli dell'internazionalizzazione, ma questa è una cosa che cominciamo a guardare a partire da domani mattina. Complimenti agli organizzatori. Ascolteremo adesso l'ensemble di percussioni dell'Istituto Comprensivo Vasco Bradolini di Scandici, che eseguiranno Scatobat di Alfredo Casella, La Ciarda di Monti e il famosissimo Volo del Calabrone. Buon ascolto.
Thank you.
Bene, un altro importantissimo evento che ha contraddistinto la sesta edizione del concorso è il gemellaggio istituzionale che abbiamo siglato a Scandicci 2 settimane fa con il concorso internazionale di musica Città di Scandicci. Sono felice e fiero di invitare sul palco il vice sindaco di Caltanissetta, dottor Matteo Tricoli, il sindaco di Scandicci, dottor Sandro Fallani, il direttore artistico concorso internazionale Città di Scandicci, maestro Luca Marino, e il presidente del comitato d'onore concorso Musical Museo, professore Emilio Giambrossi. Grazie, buonasera a tutti. Io innanzitutto porto i saluti del sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, che per motivi istituzionali urgenti purtroppo non è potuto essere qui con noi questa sera. E mi permetto di fare i complimenti agli organizzatori di questa bellissima manifestazione. È constato con un grande piacere che gli artisti che si sono esibiti fino a questo momento sono davvero notevoli, e a discapito della loro giovane età si stanno dimostrando veramente maturi musicalmente. E naturalmente ringrazio tutti quanti voi per creare questa splendida atmosfera, questa cornice fantastica, e in questa cornice mi onoro di dare il benvenuto nella città di Caltanissetta al sindaco di Scandicci. Buonasera, siamo molto felici davvero di contraccambiare a 2 settimane di distanza la visita che Giovanni, ormai ci chiamiamo per nome, ci ha fatto a Scandicci. E questa settimana per noi è stata una settimana davvero eccezionale, se la guardiamo per noi comunità, siamo una comunità di poco più di 50.000 abitanti collegata a Firenze, senza soluzione di continuità, e di Firenze ne rappresentiamo l'anima giovane, l'anima innovativa e l'anima produttiva. È stato eccezionale perché noi da una decina di anni abbiamo 2 scuole a indirizzo musicale e una scuola di musica comunale. Quella che vedete esibita stasera è quella diretta dal maestro Marino, e io davvero ringrazio perché ci porta in tutta Italia con onore e far crescere i nostri ragazzi che sono lì a sedere, la vicepresidente, adesso lì, insomma, ci fa stare davvero bene. Siamo particolarmente felici perché con la musica, con la cultura, spesso viene legata come una cosa secondaria nella vita delle persone, come non così importante, ma è più importante nell'aria che respiriamo, perché ci fa crescere, ci fa stare bene insieme, soprattutto se si fa la fotografia di questi 3 giorni per Scandicci. 3 giorni fa infatti abbiamo avuto l'onore, una struttura formativa importantissima, noi ospitiamo la Scuola Superiore di Magistratura, di aver avuto il Presidente della Repubblica. E l'anno scorso suonarono i ragazzi che avete appena sentito di fronte al Presidente della Repubblica, Lino Di Mameli, quest'anno la nostra Scuola di Musica Comunale. Stasera i nostri ragazzi dell'Istituto Vasco Pratolini, della Scuola Maria Fermi, sono qui a Caltanissetta, una terra. La Sicilia a noi è carissima, siamo legati per 1000 motivi. Alla Sicilia abbiamo avuto, il ringrazio di cuore da Giovanni e tutta la sua giunta, un'accoglienza veramente straordinaria. E stasera l'altra scuola, indirizzo musicale, è all'Aquila, perché dopo il terremoto del 2009 hanno stabilito un gemellaggio. Quindi si cresce con la scuola, soprattutto nei valori del rispetto, della cultura, della bellezza di questo unico e straordinario paese che si chiama Italia. Grazie davvero, grazie. Cedo la parola al maestro Marino. Io che dire, ancora c'è l'eufonia di questi prima del viaggio, che non è stato. Giustamente noi siamo venuti tutto via terra, con gli strumenti, tutti questi strumenti li abbiamo portati, caricati con un furgone sobbalcato, quindi. E poi l'euforia di questi 3 giorni, insomma, dei vari premi che abbiamo ricevuto, e più che altro, insomma, di essere stati accolti.
meravigliosamente da Mirko, da Martina, e quindi ringrazio veramente Mirko da quando mi ha contattato a dicembre per istituire questo gemellaggio dei due concorsi, e io ho accolto subito la sua richiesta, ci siamo sentiti quasi tutti i giorni, vero, da qui, da Natale ad oggi, e niente. È stata un'esperienza straordinaria. Straordinaria, sì. Sia con voi anche a Scandicci, spero che siamo emozionati, perché scaricare un po' di via, l'abbiamo scaricato, abbiamo battuto un po' le mani, giustamente non ho fatto il numero che me l'aveva chiesto, però ancora non abbiamo scaricato tutta l'adrenalina che abbiamo addosso. E vabbè, niente, e procediamo con la firma del gemellaggio. Ah, prego. Un piccolo dono all'amministrazione comunale di Caltanissetta. Il posto dove noi ci riconosciamo sono le piazze, dove le comunità si vivono. Noi abbiamo avuto la fortuna in questi anni, 3 anni fa, di inaugurare la piazza del centro civico della città, progettata dall'architetto Richard Rogers, e questo è il modello del lavoro che abbiamo fatto per Scandicci e che vogliamo condividere con Caltanissetta. Ci ritroviamo tutti insieme, grazie. Procediamo con la firma del gemellaggio. Ricordiamo che, oltre al gemellaggio istituzionale, le due orchestre vincitrici assolute, che poi proclameremo del concorso Musica Museo di Caltanissetta, avranno l'iscrizione gratuita per l'edizione 2017 del concorso internazionale Città di Scandicci. Questa è un'altra chicca che abbiamo aggiunto. Viceversa, ovviamente, le due scuole che hanno vinto il primo premio assoluto a Firenze, a Scandicci, parteciperanno il prossimo anno con l'iscrizione gratuita al concorso, alla 7ª edizione del concorso Musica Museo. Vi dico, io assicuro all'università di ritirare l'attestato di gemellaggio cortesemente, sia questo che l'altro, sono entrambi. Una bella foto. Grazie. Sì, prego. Dei comuni di Caltanissetta e Scandicci. Con la firma di questo atto intendiamo esprimere la volontà condivisa di consolidare la conoscenza e l'amicizia tra le nostre comunità nel nome della cultura, dell'arte, del sostegno alle giovani generazioni e dell'impegno civile. Questo giorno prendiamo solenne impegno a sviluppare un rapporto duraturo che realizzi gli alti obiettivi della solidarietà, del progresso economico e sociale e della pace tra i popoli, in un percorso di scambio di buone pratiche utili al progresso della nazione. Con queste finalità proclamiamo il gemellaggio tra i nostri comuni, nell'auspicio che l'accordo tra le nostre città possa favorire in ogni campo culturale, sportivo, economico, turistico e sociale le relazioni tra i loro abitanti e un sentimento vivo e sincero di fraternità. Grazie. Grazie mille.
adesso, prima di passare all'esibizione di un altro gruppo, ho il piacere e sono orgoglioso di aggiungere agli onori del sesto concorso nazionale Musica al Museo di Caltanissetta due premi di rappresentanza che il concorso ha ricevuto. Invito l'onorevole Alessandro Pagano a consegnare la medaglia di rappresentanza donata al concorso Musica al Museo dal Presidente del Senato, dottor Pietro Grasso. Siamo di fronte a un classico esempio di straordinaria italianità. Siamo di fronte a una realtà che è fatta di comuni, perché noi alla fine siamo sempre l'Italia dei comuni, quella per cui siamo stati famosi nella storia e lo continuiamo a essere, dove ogni comune è diverso rispetto all'altro, per storia, per tradizione, per capacità. Questa è anche una prova, dico, a vantaggio degli ospiti, sul piccolo gioiellino. Però, nello stesso tempo, c'è l'esigenza, mai come in questo momento storico, di entrare in rete, di stare assieme, di vivere queste diversità in una logica armonica, per restare tanto in tema al concorso di oggi. E allora io penso che questa sia una giornata straordinariamente felice per Caltanissetta e per l'Italia. E questo premio, che ripeto, non è facile da ottenere, anche il Presidente ci teneva a rimarcare, oltre a portare i suoi saluti, proprio il fatto che abbia un valore intrinseco rispetto appunto a tanti premi che invece sono donati, questo premio, ripeto, ne è una prova concreta. Allora, grazie di cuore per quello che avete fatto, grazie a tutti voi e ancora a lui per la presentazione. Rappresentanza che siamo stati orgogliosi e felici di ricevere è quello del Presidente della Repubblica. Invito il dottor Barbaro, in rappresentanza di Sua Eccellenza il Prefetto Cucinotta, grazie, a consegnare la medaglia di rappresentanza donata al concorso Musica al Museo dal Presidente della Repubblica, professor Sergio Mattarella. Buonasera a tutti, io sono molto colpito da questa serata, veramente vi ringrazio tantissimo a nome del prefetto che non è potuto essere presente ma che ci teneva tantissimo appunto comunque che la prefettura, che in qualche modo lo Stato fosse qui presente in questa splendida cornice, veramente complimenti in quanto questi ragazzi promettono tra virgolette bene.
sia nella musica ma anche nella vita. Se questi valori veramente fossero trasmessi a tutti i nostri ragazzi in Italia sarebbe veramente un bellissimo messaggio, e non solo in Italia, immaginatevi se nel mondo invece di imbracciare le armi i ragazzi imbracciassero un sassofono o imbracciassero una chitarra. Forse molti problemi di questa terra sarebbero attenuati, si potrebbero risolvere. Quindi è con un grande onore anche da parte mia di consegnarvi la medaglia del Presidente della Repubblica. Complimenti, complimenti veramente. Grazie mille, grazie mille. Continuiamo adesso con l'esibizione dell'orchestra dell'Istituto Comprensivo dei Amicis Baccelli di Sarno, che eseguirà un brano inedito, anima sonora, del maestro Antonio Graziano e un medley dei Queen. Buon ascolto.
Trigger now.